Rilasciato lo scorso ottobre su PC, Quake Wars Enemy Territory ha riscosso gli entusiasmi di critica e pubblico. Non esente da difetti, riuscì tuttavia a convincere pienamente con il suo gameplay incentrato sulla cooperazione e sull'unicità ed importanza di ogni classe. Oggi lo stesso titolo approda su Xbox 360, pronto a confrontarsi con la comunità del Live. Per chi non avesse seguito l'uscita PC, Quake Wars è uno sparatutto a squadre, basato sul completamento di obiettivi, con un team impegnato nella conquista progressiva dei punti strategici di una mappa e l'altro schierato in difesa. Nel conseguimento degli obiettivi è fondamentale la scelta accurata di una tra le 5 classi a disposizione delle due fazioni in lotta. Esse, differenti per ogni fazione, ma speculari nella sostanza, hanno a disposizione ognuna una particolare abilità, spesso fondamentale nel conseguimento degli obiettivi. Gli umani della GDC hanno a disposizione il soldato, il medico, l'ingegnere, il field operator ed il covert operator. Giocando dalla parte degli Strog, le classi non cambieranno nelle peculiarità, ma solo nei nomi, più esotici. Ogni classe avrà una specialità propria, il medico ad esempio potrà curare i compagni feriti, mentre l'ingegnere sarà in grado di riparare i veicoli, ma la dotazione delle armi non differirà di molto, consistendo spesso in un classico kit con fucile d'assalto, pistola e granate. A completare il panorama c'è la grandissima quantità di veicoli utilizzabili da uno o più giocatori, sia terrestri che aerei. Nonostante il gioco sia evidentemente progettato per essere goduto online, è stata introdotta una sorta di campagna singolo giocatore. 12 mappe sono state suddivise e raccolte sotto 4 differenti continenti, senza alcuna bozza di storia o filo conduttore. L'intelligenza artificiale con cui ci troveremo a cooperare e scontrarci è tuttavia piuttosto competitiva ed ulteriormente settabile con 3 livelli di difficoltà. In sostanza, una modalità utile per prepararsi alle sfide online. Le medesime 12 mappe saranno godibili in multiplayer, cui si accede tramite un ben realizzato sistema di matchmaking. La scelta della classe avverrà all'inizio del match, ma si potrà cambiarla a piacimento anche durante gli scontri. Il tasto Select è dedicato all'apertura della mappa, elemento davvero fondamentale del gameplay. Oltre a mostrare il territorio e le posizioni di amici e nemici, essa indica il prossimo obiettivo da conseguire e soprattutto quale classe dovreste scegliere se voleste completarlo. Quest'ultima particolarità, del tutto assente su PC, rende il gioco decisamente più user-friendly. Sebbene il gameplay non sia affatto cambiato rispetto alla versione PC, alcune novità sono state introdotte durante il porting. In primis è stata ripulita e semplificata l'interfaccia, sia in game che nei menu di prepartita, al fine di assecondare il passaggio dal mouse al gamepad. Secondariamente, raggiunto un obiettivo, non sarà più necessario cercare nell'inventario lo strumento adatto al completamento, basterà bensì la pressione del tasto X per un breve lasso di tempo. Sebbene questi leggeri adattamenti funzionino bene, altre differenze rispetto alla versione per computer sono meno gradite. Il sistema di ricompense, che prevedeva l'assegnamento di armi e veicoli potenziati tramite l'acquisizione di punti esperienza in battaglia, è stato trasformato in una versione alleggerita, che ci ricompenserà solo con aumenti delle stats del nostro alter ego, identici per tutte le classi. A mancare all'appello è anche il sistema di progressione dei gradi, da soldato semplice a generale, e soprattutto il completissimo ranking online accessibile dal sito web, tuttora presente solo per la sezione PC. La decisione di aumentare la velocità di corsa dei giocatori non si rivela troppo felice, poiché mal si sposa con l'impostazione tattica del gioco. La mira automatica è a nostro parere davvero troppo correttiva, mentre disattivandola il feeling della leva analogica destra non è fluido come si vorrebbe. Il comparto tecnico presenta un adattamento non al top. La tecnologia Mega Texture Made in Carmack vede un grosso calo di qualità, che toglie all'ambiente quel look realistico. Anche i modelli poligonali sono stati semplificati, a scapito della loro qualità. Il framerate soffre di alcuni rallentamenti, ma nulla di troppo frequente. Il comparto sonoro fa segnare dei peggioramenti, con effetti non ben definiti e poco convincenti. Il servizio online è stato finora piuttosto discontinuo, con svariate sessioni afflitte da un leggero lag ed occasionali disconnessioni. Attendiamo al più presto patch correttive, che confidiamo non tarderanno ad arrivare. Nonostante le ottime qualità della precedente release, non possiamo a nostro malgrado dichiararci completamente soddisfatti di questo porting. Troppi sono i tagli al sistema di crescita e dalle statistiche, e l'adattamento da mouse a gamepad non è stato calibrato a dovere. Se a questo aggiungiamo un comparto tecnico più trapiantato che adattato, il quadro risultante non è felicissimo. Per di più, dato il lungo periodo di sviluppo ed il prezzo di scatola aumentato, era lecito aspettarsi qualche mappa o veicolo aggiuntivi, di cui purtroppo non siamo stati graziati. Chiunque abbia già giocato la versione PC non troverà in questo porting alcun motivo di soddisfazione. I possessori di sole console potrebbero invece considerare l'acquisto. Nonostante i tagli rispetto alla versione PC, l'ottimo gameplay a squadre ed il bilanciamento delle classi sono intatti ed in grado di fornire molte ore di divertimento online.
Sono camuffato! Ah!